Ragazzi, l'ho fatto. Mamma, quanti soldi! Ordine confermato, arrivo stimato giusto prima di Natale. Sicuramente vi state chiedendo, ma cosa hai fatto? Perché hai speso tutti questi soldi? Beh, perché io sono folle. No, a parte gli scherzi, perché a Natale si è più buoni, quindi si spende. Voi sapete che io acquisto sneakers, colleziono sneakers, le cerco di prendere sempre al retail, ma alcune volte, soprattutto le scarpe più limitate, è impossibile prenderle al retail. Per questo ho deciso di comprare su StockX le ultime tre release che purtroppo al retail non sono riuscito a prendere. Chi è? Sì, esco subito. Allora, raga, è arrivato il corriere, i primi due pacchi su tre sono arrivati, quindi mettiamoci in posizione e giriamo la telecamera. Ed eccoci qui, primo pacco che mi è arrivato, una multa, quindi via. Iniziamo con costo di questo video, 130 euro più ben 2 punti sulla patente. Secondo pacco che era in una busta, sono stato 3 ore per aprirla, quindi vi risparmio l'unboxing, e questa box logo Supreme. Ho deciso di acquistare la più classica, che sarebbe la felpa nera con il logo rosso. Purtroppo al retail questa non sono riuscito ad acquistarla e l'ho acquistata su StockX per un totale di 256 euro. Qui vedrete il totale aggiornato. Poi che abbiamo più? Abbiamo due pacchi che mi sono stati inviati da Create Jersey, non c'entrano niente con questo video, quindi via, poi se volete vedere comunque il risultato, cosa mi hanno inviato, trovate tutto nelle mie storie Instagram. Ma passiamo al secondo acquisto che ho fatto su StockX per questo Natale. Lo apro in diretta, se non mi taglio un dito. Ed eccolo qui, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Tutte cose inutili, via, via, fattura di StockX. Ma eccolo il pezzo bomba. Maledizione che si toglie. Sono delle Dunk SB, come potete vedere. Quali Dunk SB? Sono le Dunk SB Lobster. Spettacolari. È la prima volta che le vedo dal vivo. Sono veramente una mina assurda. Sono 46, quindi potete già immaginare il costo di questa scarpa. È venuta ben 680 euro. Andando ad analizzare questa scarpa, ha i classici dettagli delle Dunk SB. Quindi ha la linguetta bombata e i lacci bombati. Per il resto la scarpa è scamosciata, mentre alcune parti, come lo swoosh, sono in pelle. Il colore predominante è l'arancione, stesso colore che troviamo nell'interno della scarpa, che ricorda molto una tovaglia. Il dettaglio principale è questo elastico. Che significa? Questa scarpa è ispirata ad una ragosta, quindi questo è l'elastico che di solito viene messo sulle chele dell'aragosta per evitare che pizzicano. Adesso manca l'ultimo acquisto, che purtroppo non è ancora arrivato, quindi ci aggiorniamo nel momento in cui mi arriva il terzo prodotto. Ci siamo, il corriere ha appena chiamato, stiamo andando a ritirare il terzo pacco. Dai, che ci siamo, che è il più bello. Vai, ragazzi, ci siamo o no? Un attimo. Finalmente siamo tornati con l'unboxing più importante di questo video, che farà aumentare il valore totale del video di un sacco. Mamma mia, già il box è spettacolare. E dal box sicuramente avrete capito perché, come vedete, c'è il logo di Nike, il logo di Jordan e il logo di Travis Scott con Cactus Jack. Togliamo l'involucro e abbiamo una scatola Nike Total Black. Andiamola ad aprire. Wow! Assurdo! Ogni scarpa è all'interno di una bandana. Ed eccole qui, le Jordan 1 per Travis Scott.
La scarpa è bella, ma il dettaglio più assurdo per me è proprio il packaging. Il fatto di avere un involucro, il fatto che ogni scarpa si trova all'interno di una bandana. Andiamo invece a discutere tutti i dettagli di questa sneakers. Allora, come vedete è total black ed è una Jordan 1 Low semplice. Se non andiamo a considerare i due dettagli fondamentali, che sono appunto le due caratteristiche di Travis Scott. La prima è lo swoosh al contrario, mentre la seconda è il logo che troviamo dietro il secondo swoosh, che è quello dritto di Cactus Jack. Anche sulla linguetta andiamo a trovare lo stesso logo di Cactus Jack, mentre la soletta interna, non so se riuscite a vedere, ma riporta la scritta di Travis Scott. Per quanto riguarda i materiali, l'intera scarpa è scamosciata, solamente che troviamo due tipi diversi di camoscio, uno trattato e uno non trattato. Tra l'altro, la bandana non è una bandana nera qualsiasi, ma anche questa ha i suoi dettagli. Come vedete, agli angoli abbiamo il logo della Jordan e il logo di Travis Scott. Ah, ma non vi ho detto il dettaglio più importante: quanto mi è costata questa scarpa? Purtroppo mi è costata ben 920 euro. Quindi il totale, adesso non lo riesco a fare a mente, ma lo troverete qui. Detto ciò, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un like, commentate e condividete. In descrizione trovate come sempre tutti i link. Buone feste, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!